Ben ritrovati gentili telespettatori con l'informazione del Veneto orientale. Allora, in apertura andiamo subito a Porto Gruaro, ci sono notizie a quanto pare confortanti per il punto nascita della cittadina dell'Emene. Lo stesso assessore comunale Toffolo ribadisce di aver ricevuto assicurazioni da parte dell'azienda sanitaria e che il punto nascita riaprirebbe comunque entro l'estate, a quanto pare. Già il prossimo mese ci sarebbe infatti aperto un concorso per il personale che dovrà poi entrare in servizio proprio nell'ospedale portogruarese. Sentiamo allora il servizio di apertura del telegiornale. Il punto nascita di La Tisana ha chiuso perché riapre Portogruaro. L'assessore ai servizi sociali Luigi Toffolo ha risposto alla interrogazione della consigliera Vittoria Pizzolitto sulla sospensione dell'attività di ostetricia cittadina. La dirigenza dell'US10, ha spiegato Toffolo, ci ha comunicato che la data prevista per il concorso per individuare il dirigente della ginecologia sarebbe il 16 maggio prossimo. A seguire avrà luogo la nomina di 3 medici della disciplina di ginecologia e ostetricia. Il direttore generale Carlo Bramezza ha più volte dichiarato l'intenzione di creare un punto nascita efficiente e moderno che preveda il parto indolore, un centro di procreazione assistita, protocolli moderni e validati anche alla luce degli ultimi tristi fatti di cronaca nazionale e regionale. A conferma della validità delle scelte operate, ricordo la decisione della Regione Friuli di chiudere il punto nascita di La Tisana, il quale, seppur dotato di tassi di natalità bassi, era ovviamente rimasto aperto in funzione delle decisioni della US10. Dopo la partecipazione alla marcia dei fiori di Concordia, il comitato dei fiocchi sopra le gru si sta intanto preparando al sit-in di lunedì 11 davanti all'ospedale. All'iniziativa aderirà anche il circolo locale del PD. La direzione dell'ULS e gli amministratori locali, appunto il segretario Roberto Zanin, dovrebbe rispondere a una domanda precisa: quando concretamente verrà attivato il punto nascite. Secondo la stessa ASL, tutto sarebbe pronto. A Oderzo adesso, in vista delle amministrative, abbiamo sentito Maurizio Freschi che si candida con il Partito Comunista dei Lavoratori. Andiamo a sentire l'intervista. Le ragioni della mia candidatura sono le ragioni, diciamo, voglio farmi portavoce dei valori, degli ideali. Noi siamo una sinistra fortemente classista che porta avanti gli ideali di una parte della città, di una parte della società, contro un'altra parte. Noi, a differenza di tutte le altre liste, che sono prevalentemente liste civiche, che non hanno un'ideologia, dei valori portanti, fondativi, noi abbiamo dei valori fondativi che sono presenti, siamo presenti in tutte le città italiane col nostro partito, siamo presenti a Oderzo con la mia candidatura. Io sono un operaio della Sole di Oderzo e voglio portare avanti i valori, gli ideali dei lavoratori, degli operai, della classe operaia upitergina. Contro diciamo, i poteri forti, contro le liste della borghesia, di centrodestra o di centrosinistra, per riaffermare il valore del lavoro e i diritti dei lavoratori. Ecco, qui a Oderzo ci sono 7-8 candidati, segno che c'è anche un forte dibattito indipendentemente dalle posizioni di ognuno. Non lo so se il dibattito sia forte, io non ho questa sensazione, a dire la verità. Vedo che, a parte la nostra lista, che ho letto viene definita, diciamo, fuori dal mondo da altri candidati, noi siamo fuori da questo mondo, cioè il mondo dello sfruttamento, il mondo dell'ingiustizia, dell'inequità, dell'ineguaglianza, a differenza delle altre liste, ripeto, di centrodestra o centrosinistra, che sono liste di affaristi, di tirapiedi della borghesia, che pensano unicamente a farsi gli affari propri, servendo appunto la borghesia e i poteri forti, anche se a volte dicono che è il contrario, ma nella realtà la dimostrazione anche degli ultimi 20 anni di governi di centro-sinistra, di centro-destra, ha dimostrato che le ricette sono sempre quelle, che a pagare sono sempre gli stessi, cioè i lavoratori, gli oppressi, gli sfruttati, e che quelli che dominano, che governano, che danno gli indirizzi economici e politici sono le banche e i capitalisti, i padroni. Rimaniamo a Oderzo per parlare invece della vicenda profughi. È stato svelato, a quanto pare, il mistero sul quanti saranno presenti nell'ex caserma Zanusso. È arrivata infatti in municipio a Oderzo la richiesta di allacciamento alla fognatura per i migranti che saranno ospitati nell'ex caserma. Il servizio è previsto quindi per 144 persone. Lo ha confermato lo stesso sindaco reggente Bruno De Luca, che ha ribadito i numeri sono quelli indicati dalla cooperativa padovana che si occuperà della gestione degli ospiti. Ci è arrivata anche la richiesta di allacciamento all'energia elettrica e anche in questo caso si parla di 144 persone da collocare nella ex caserma. A Sant'Ona di Piave qui si parla di profughi invece che potranno entrare gratis allo stadio proprio per seguire le partite della squadra locale.
Ingresso gratuito allo stadio Zanutto per profughi, studenti e mondo del volontariato. L'iniziativa è della società calcistica San Donà 1922 per gli ultimi due incontri in casa. Domenica 10 aprile dalle 16 nella partita contro l'Union Promogliano e domenica 24 alle 16:30 contro il Real Martellago. L'invito relativo all'accesso gratuito è stato inoltrato dall'assessore allo sport e vice sindaco Luigi Trevisiol. Nei giorni scorsi la famiglia Bianco Celeste ha accolto nella formazione juniores due profughi, un 19enne del Gambia e un 26enne della Guinea-Bissau. Ora la dirigenza della società sportiva ha deciso di fare un passo in più sulla strada dell'integrazione. Così nelle prossime due domeniche i 29 richiedenti asilo in carico alla cooperativa Villaggio Globale saranno allo stadio. Un gesto importante, hanno commentato i referenti della cooperativa. Tutti i ragazzi sono felici della possibilità di andare allo stadio. Un invito esteso a tutti gli appartenenti alle associazioni che si dedicano al volontariato, ai disabili, ai loro accompagnatori e agli studenti delle scuole elementari e medie di San Donà. La prima squadra del San Donà 1922 è capolista in eccellenza, in piena corsa per la promozione in Serie D. Ogni domenica allo Zanutto ci sono in media 200 spettatori. Gli stessi giocatori hanno chiesto una maggiore partecipazione della città in vista delle ultime gare, ha precisato il vicepresidente del club, Riccardo Vizzi. Ci auguriamo che aderiscono in tanti e che il tifo si faccia sentire. La nostra è già una squadra multietnica, poiché oltre ai ragazzi della zona ci sono giocatori brasiliani, argentini, un giovane del Ghana e uno della Costa d'Avorio. Culture e specializzazioni sportive diverse che hanno portato anche ottimi risultati. Per le ultime due domeniche vorremmo fosse una grande festa, a prescindere dai risultati in campo, a testimonianza di questa bella stagione, hanno poi concluso. E ora Fossalta di Portogruaro, perché Lauro Nicodemo ha sentito il presidente della Banca San Biagio, Luca De Luca, che parla del libro di Natalino Simon, scomparso circa un anno fa e promosso dalla stessa BCC. Sentite. Luca De Luca, presidente della Banca Credito Cooperativo San Biagio, con sede principale Fossalta di Portogruaro. Il credito cooperativo ha finanziato un'importante pubblicazione, una raccolta di poesia di Natalino Simon, scomparso nemmeno un anno fa. Ecco, il motivo di questa scelta, che mi pare abbia anche un valore di carattere solidale. Sì, la scelta di Banca San Biagio di promuovere la pubblicazione di questo libro nasce dal fatto che Natalino è un poeta del territorio, un poeta di Fossalta di Portogruaro, dove Banca San Biagio ha avuto i suoi natali ormai 120 anni fa. Noi per missione abbiamo quella di contribuire anche alla rilevanza sociale dei soci e di tutto il territorio di competenza, e questo ci sembrava uno dei modi principali per poter dare un contributo interessante, anche perché era esteso al sostegno di missioni per le quali Natalino assieme alla moglie Carla si spendeva molto durante tutta la sua vita, e mi sembra che è doveroso anche continuare a dare un contributo di questo genere. Quindi per noi è molto importante aver seguito una manifestazione e una pubblicazione di questo tipo. Successo invece per la mostra fotografica nei negozi del centro di Concordia Sagittaria. Sentiamo Piero Turco. Giuseppe Caracò, che è il giornalista che presenta questa manifestazione oggi che c'è l'apertura. Diciamo una valenza di 30 fotografi del territorio, quindi una mostra importante. Direi di sì, uno dei momenti più importanti rappresentativamente nel mondo della fotografia. Innanzitutto per la varietà, perché ognuno ha una propria tecnica, ognuno ha soprattutto una propria tematica, che diventa anche poetica sotto questo aspetto. E poi perché non hanno solo un ruolo di riprodurre un qualche cosa, ma sono altresì anche un ruolo molto naturale che rivolgono nella collettività, che è quello di perseguire obiettivi, di tramandare anche ai ragazzi nelle scuole paesaggi, momenti, situazioni che vanno via via sparendo per l'incuria dell'uomo e per tante vicissitudini che l'attuale società sta indubbiamente, con molta perizia direi anche, sta indubbiamente provvedendo a rovinare. Quindi questa tutela del patrimonio soprattutto naturale e questi aspetti naturalistici credo siano l'essenza di questa mostra, che appunto andrà a far conoscere molte cose particolari del territorio, non note a tutti perché sovente quando si è molto vicini a una cosa spesso non la si nota, ma la grande partecipazione anche che
c'è stata dalla parte del privato, perché non è mai accaduto che una mostra di questo genere avesse un palcoscenico così vasto e che la parte espositiva fosse non solo questa di tipo museale dove faremo la presentazione, ma anche e soprattutto tutto l'apparato del commercio che partecipa con l'esposizione. Vogliamo dare un consiglio al visitatore che verrà a vedere questa mostra? Il consiglio è innanzitutto una tappa a Concordia che va per forza di cose introdotta in qualsiasi itinerario per la storicità del posto e soprattutto adesso per questa importante rassegna fotografica di accostamento del nuovo, del moderno con l'antico. Sarà un parallelo di grande spettacolo. Aldo Curtarelli ha sentito invece Marco Bortolin, il quale ci ragguaglia sul evento della corsa podistica che si terrà a Motta di Livenza. Le preiscrizioni a quanto pare stanno avendo buon successo, sentite. È di nuovo ospite qui da noi Marco Bortolin, presidente dell'Atletica Mottense. Bene, manca ormai qualche giorno alla 29esima corsa podistica della città di Motta. E come sono andate fino adesso le iscrizioni per questa marcia? Sì, adesso stiamo già raccogliendo le iscrizioni per i gruppi che hanno, hanno le preiscrizioni per i gruppi, quindi stiamo già raccogliendo diverse iscrizioni di altre associazioni che si prenotano prima e siamo ormai agli sgoccioli con i preparativi, abbiamo verificato il percorso che sia tutto in ordine, abbiamo contattato le ambulanze, i servizi di assistenza, i carabinieri in congedo che ci danno un supporto sul controllo del traffico e anche la protezione civile per il servizio radio, quindi abbiamo tutto attivato e speriamo solo nel bel tempo perché la manifestazione riesca. Ricordiamo che questa marcia è aperta a tutti, sia ai grandi ma anche ai piccini, e per cui possono venire tutte le famiglie perché hanno la possibilità tutti quanti di fare questa marcia. Sì, esatto, soprattutto ecco, noi puntiamo alle famiglie perché anche il percorso, il percorso dei 6 chilometri si snoda lungo l'argine di Livenza e quindi anche è immerso nel verde con il fiume Livenza ben visibile sulla parte destra, ed è un bellissimo percorso proprio per una passeggiata con la famiglia. Ecco, va ricordato che questa marcia è in collaborazione con l'Avis e con il patrocinio del comune di Motta della provincia di Treviso, oltre che naturalmente a tutta una serie di aziende che hanno sponsorizzato. Certo. Sì, sì, l'Avis, ecco, è nato questo connubio in quanto un atleta di solito è in salute e quando è in salute è giusto anche che faccia qualcosa per gli altri, quindi sia donatori. I nostri soci sono una buona parte anche donatori, quindi è nato questa connubio con l'Avis che siamo felici che stia proseguendo. Il coro gospel di San Michele al Tagliamento è pronto a festeggiare i suoi primi 20 anni con un grande concerto. Sentiamo. Rosa Maria Miret Gattius è la presidente del coro gospel di San Michele al Tagliamento. Presidente, lei presiede appunto un coro che è nato da diverso tempo. Innanzitutto le chiedo da quanto tempo è nato e come è nato questo coro? Beh, questo coro è nato 20 anni fa, era marzo, l'8 marzo, ed è nato perché abbiamo sentito cantare a San Michele il coro della base di Aviano. E abbiamo detto che cosa bella, e c'era qualcuno tra i nostri amici che li conosceva, che conosceva già, e ha detto, quella persona ha detto, beh, potremmo crearlo questo coro gospel. E così è nato. Io sono una delle socie fondatrici, non sono stata il presidente da subito, perché il nostro coro ha avuto diverse vicissitudini, tra cui alcune persone che facevano parte del coro se ne sono andate. E a questo punto io sono diventata presidente dopo una votazione che hanno fatto, e quindi è stato nel 2003. Allora, il coro è nato nel 1996 e adesso nel 2016 abbiamo già compiuto veramente i 20 anni. E, insomma, la cosa più importante è che siamo ancora qui. Non è difficile, però siamo ancora qui. 20 anni di storia, 20 anni sì. Di concerti, 20 anni di soddisfazioni e 20 anni anche di difficoltà, perché sì. Non è facile
per chi, lei lo sa meglio di qualunque altro, appunto, riuscire a far credere anche in un coro e riuscire anche a emergere. E voi ce l'avete fatta. Come avete fatto? Guarda, il coro che abbiamo oggi non è lo stesso di quando è nato. Alcuni di noi siamo gli stessi, pochi, a dire la verità, perché diciamo siamo lo zoccolo duro, e un po' alla volta questo coro è cambiato. E adesso abbiamo una serie di giovani coristi uniti anche alle persone un po' più grandi come me. Siamo riusciti ad arrivare fin qui appunto grazie alla tenacia delle persone più anziane, che abbiamo voluto che questo coro si mantenesse e andasse avanti. Adesso speriamo, ecco, che questo 20° anniversario ci porti ancora oltre, che non ci lasci così senza una prospettiva. Un concerto quindi per festeggiare questi 20 anni, un concerto di compleanno che terrete proprio alla Tisana? Alla Tisana, sì, al Teatro Odeon della Tisana. Abbiamo questa manifestazione così importante che credevamo fosse l'unica, invece ce ne sono tantissime in zona e siamo un po' preoccupati, però diciamo che non demordiamo. E appena oggi ho ricevuto delle telefonate chiedendomi se ci sono ancora biglietti. Ce ne sono assai, ma speriamo di riempire il teatro, perché crediamo che questo sia un avvenimento che merita per noi, merita per tutti i coristi che verranno a cantare insieme a noi, che non fanno parte del nostro coro ma che appartengono ad altri cori, merita per i ragazzi di San Vito, che sono il coro di Manos Blancas, che vengono a cantare con noi due brani e che riceveranno anche loro una, diciamo, un'offerta in beneficenza, perché meritano anche loro. Appuntamento quindi per? Per il 10 alle 4 di pomeriggio. Vinicio Scortegagno ci propone uno scatto dal territorio per Fotoreporter. Si ferma qui il telegiornale del Veneto Orientale, grazie per aver scelto la nostra informazione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi della rete, a risentirci.